Storie italiane. Starstruck. È già ora di cena, Blake? Beh, sei tu il capo, è meglio andare. Oggi ce la spassiamo, non è vero, Blake, vecchio mio? Ho un compito da svolgere. Davvero? Non è possibile, anch'io! Sono geloso. Dove vai? Vado a 50 anni luce verso la galassia di Andromeda. Incredibile, Asteria? Mi sto dirigendo oltre la galassia della Via Lattea. È la migliore! Sicuramente, la Terra ha i migliori desideri. Tutto in un giorno di lavoro, giusto? In fondo siamo stelle cadenti! Cadiamo nel cielo notturno a velocità incredibili. Esaudendo i desideri e realizzando i sogni lungo il percorso. Abbiamo il lavoro più bello dell'universo. Mi chiedo quale desiderio esaudirò questa volta. Pensi che qualcuno desidererà di innamorarsi? Sai che non possiamo farlo, Asteria. Ci sono delle regole. Non possiamo riportare in vita nessun essere. Non possiamo costringere nessuno a fare qualcosa che non vuole fare, come innamorarsi. E non possiamo togliere la vita a qualcuno. May, Nichols, conosco le regole. Non ne infrangerò nessuna. Realizzerò i sogni, raccoglierò i desideri e tornerò subito. Come sempre. Lo spero. Non vorrai che il Grand Star Master scopra che non l'hai fatto. Decisamente. È meglio che vada. Anche tu, Asteria. Arrivo. Devo solo fare una sosta prima. Per un po' saremo solo io e te, cucciolo. Ma va bene così, no? Siamo migliori amici. Non abbiamo bisogno di soldi. Non abbiamo bisogno di nessuno se non di noi stessi. Devo trovare la mia bacchetta. No! Si è rotta? Oh! Oh! No! Non di nuovo! Oh! No! Ti prego, non farmi questo! Ho bisogno di questo viaggio! Forza, bacchetta! Questa è una brutta notizia. Sono spacciata. Aspetta, ci penso io. Chiederò al grande Star Master un'approvazione speciale per uscire senza bacchetta. Posso fare magie da sola, ma è meglio che mi sbrighi. Non ho molto tempo. Star Master! Star Master! Per favore!
Asteria, hai un appuntamento? No, ma per favore! Devi prendere un appuntamento! È urgente! Ho rotto la mia bacchetta! Sciocca! Ora i desideri non possono essere esauditi! Voglio richiedere di viaggiare senza la bacchetta! Posso esaudire i desideri anche senza! È una cosa inaudita! Le stelle hanno bisogno di bacchette! Prenderò tutte le precauzioni! Per favore! Non ho ancora motivo di fidarmi di te, ma la tua passione è impressionante! Ti concederò l'autorizzazione a viaggiare senza bacchetta, ma ci sono delle regole. Qualsiasi cosa. Puoi viaggiare solo nello spazio. Non puoi atterrare su un pianeta o una stella. Se non seguirai questa regola, non sarai più benvenuta su Estrella come stella che esaudisce desideri. Capito. Lo prometto. Grazie, grazie, grazie! Non ti deluderò. Mi piace guardare le stelle. Facciamo una passeggiata? Ti piace l'aria fresca? C'è un desiderio. Devo afferrarlo. Accelera! Cosa sta succedendo? Fermati! I frani sono fuori uso! Oh no! Sto cadendo! Blake, è una stella cadente! Si dice che se esprimi un desiderio quando vedi una stella cadente, questa si avvera! Sembra che abbiamo perso l'occasione di esprimere questo desiderio. Forza, amico, andiamo a dare un'occhiata! Va tutto bene, tutto bene. Sono qui per aiutarti. Io sono Harrison, lui è Blake. Hai avuto un incidente. Siamo qui per aiutarti. Riesci a capirmi? Sono qui per aiutarti. Poltator Glaub. Stai bene? Sto bene, grazie. I freni della mia nave si sono rotti. Riesci a capirmi? Sì, e ora anche tu puoi capirmi. Ma come? Sul mio pianeta, quando ci si toccano le mani, si può imparare la lingua di un'altra persona. Interagiamo con molte persone provenienti da pianeti differenti. È molto utile. Un altro pianeta? Oh no. Aspetta! Mi dispiace. Harrison, vero? Non posso stare qui adesso. Non è consentito. Grazie per avermi salvata da questo incidente. Devo riparare la mia nave e andare. Buona vita. Addio! Aspetta, non ti sei nemmeno presentata! E cos'è questa storia dell'essere di un altro pianeta? Non importa. Dimentica di avermi vista. Me ne vado e non mi vedrai mai più. Grazie e arrivederci. Almeno lascia che ti offro la cena. È tardi. È chiaro che hai viaggiato. Ti meriti di riposare dopo una caduta del genere. Voglio dire, sei caduta come una stella cadente. Stavi brillando, è stato incredibile. Come ti chiami? Asteria. Asteria? Non ho mai sentito un nome del genere prima d'ora. È bellissimo. Etereo. Sei bellissima. Grazie per avermi salvata.
cos'è questo? Un panino. È una tazza di tè. Non ci sono panini dalle tue parti? Non proprio. Cosa mangi allora? Non ho parole per definirlo nella tua lingua. Ah? Beh, prova. Oh, ok. Ti piace? Che cos'è questo? Tacchino, formaggio e maionese tra due fette di pane. È incredibile. Potrei mangiarne 10. Penso che potresti avere mal di pancia dopo. Un altro. Adoro il cibo della terra. Un altro panino, per favore. Ok, ma prima devi dirmi da dove vieni. Estrella è un pianeta molti anni luce da qui. Perché sei qui? Per esaudire desideri. Qual è il desiderio? Troppe domande. Posso avere il panino? Come si fa a esaudire un desiderio? Con una bacchetta, ma ho rotto la bacchetta e ora sono atterrata sulla Terra. Per favore, il panino! Ma come farai a esaudire i desideri? Non hai nemmeno quell'UFO, nave. Vuoi camminare finché non trovi qualcuno con un desiderio? Sì. Sai quanto è grande la Terra? No. Ci vorrebbe un tempo incredibilmente lungo per trovare quello che stai cercando a piedi, anche se sapessi dove andare. Lascia che ti aiuti. Sto bene da sola. Mi piacerebbe aiutarti. Perché? C'è qualcosa di differente in te. Non so bene cosa sia, ma sento che ci tieni. Sei gentile e buona. Ti prego, lascia che ti aiuti. Bene. Fantastico! Inizieremo domani mattina, ma prima devi imparare qualcosa sulla Terra e io te lo insegnerò. Dove siamo? Centro città. È qui che tutti gli abitanti della città vanno a fare acquisti, di solito. Siamo qui per comprare panini? No, non questa volta. Ma siamo qui per comprare qualcos'altro. Cosa? Frullati e dei vestiti. Non sembra che tu venga dalla Terra. Per niente. Ups. Ed è per questo che sono finito a vivere qui ora. Wow! Una storia incredibile! Ogni persona sulla Terra ha una storia come questa? Sì, è così. Tutti qui hanno vite incredibilmente interessanti e complesse, alcune felici e altre tristi. Mi è piaciuta la parte in cui hai fatto una gita in spiaggia. Mi piacerebbe vedere l'acqua. Forse un giorno ci riuscirai. Quindi tutti qui sono felici come te? Purtroppo no. Alcune persone hanno storie terribilmente tristi. Conosco persone che hanno combattuto le guerre. I loro familiari e amici sono morti durante le battaglie. C'è molto dolore e sofferenza anche sulla Terra. Oh, Asteria. La tristezza e il dolore fanno parte della vita sul mio pianeta. Vorrei poter cancellare tutto il dolore. Anch'io. Mi è piaciuto molto conoscere la Terra, le vostre usanze, la bellezza di ogni cosa. Ma devo tornare e concentrarmi sul desiderio. Devo trovare il desiderio che ho cercato di afferrare durante l'atterraggio di fortuna. Era un desiderio per un cane. Provo una grande tristezza per questa persona. Se riuscissi a connettermi con lui, potrei riuscire a trovarlo o almeno a scoprire il suo desiderio. Forse qualcosa può far riaffiorare la mia memoria. Ho tempo solo fino a stasera. Certo, naturalmente. Cosa stiamo cercando? Non lo so. Che cos'è questo? Questi cuccioli sono in vendita. Cuccioli? Tipo cuccioli di cane? Esattamente. Ecco fatto. Asteria, dove stai andando? Hai pagato? Pagare? Oh no! Qui sulla Terra usiamo il denaro. È così che ho comprato il tuo vestito, i nostri frullati e ora il collare del cane. Dobbiamo sbrigarci! Wow, una bacchetta? Vuoi dire che esaudisci davvero i desideri? Cosa pensavi che volessi dire? Non pensavo che stessi dicendo sul serio. Questo ci guiderà verso Arthur. Chi è Arthur? Chi ha espresso il desiderio? Dobbiamo sbrigarci, il sole sta per tramontare. Cosa?
Come sai che Arthur a esprimere il desiderio? L'ho capito e basta. Siamo così vicini a lui, lo sento. Arthur? Sì? Chi sei? Io sono Asteria e esaudisco i tuoi desideri. Hai espresso un desiderio su una stella cadente, ricordi? Ti ho sentito, Arthur. Il tuo desiderio più profondo e vero è quello di rivedere il tuo cane Pretzel. Mi dispiace, non posso riportare in vita Pretzel, ma posso aiutarti a guarire il tuo cuore. Wow, non ci posso credere. Grazie. Questo è il giorno più bello della mia vita. Come la chiamerai? Asteria, in questo modo ricorderò sempre quello che hai fatto per me. Devo andare. Prenditi cura di Asteria e lei si prenderà cura di te. E Arthur, non smettere mai di desiderare. Non lo farò. È stato incredibile. Più di quanto avrei mai potuto sperare di vedere nella mia vita. Hai cambiato il suo mondo. Ecco cosa faccio. Esaudisco i desideri. In realtà fai molto più di questo. Harrison, sei un'anima gentile. Sei più profondo di molti altri e questo è ammirevole. Ti ringrazio per avermi salvata, per avermi accolta, per avermi fatto da guida, ma... Ma... devi andare? Devo andare. Rimani, per favore. Mi dispiace. Addio, dolce Harrison. Mi hai stregato. Cosa? Mi sono innamorato di te dal momento in cui ti ho vista. Sono così affascinato da te, Asteria. Ti prego, resta. Andiamo, Blake, vecchio amico. Andiamo a guardare le stelle. Siamo solo io e te. Non abbiamo bisogno di nessuno, giusto? Non ci sentiamo soli. No. Chi voglio prendere in giro? Sono completamente stregato e l'unica persona che abbia mai amato è lontana anni luce da me, su un pianeta di cui non ho mai sentito parlare. Se solo ci fosse un modo per far sì che le cose siano diverse. Sono passate 2 settimane, amico. Non ho avuto sue notizie. Non passa un giorno che non mi manchi. Pensi che anche lei pensi a me? Chissà. Guarda, Blake, è una stella cadente. Pensi che potrei esprimere un desiderio? Funzionerebbe anche per me, proprio come per Arthur. Caro realizzatore di desideri, se Asteria mi ama, il mio desiderio più grande e vero è che lei torni da me. Ti prego, fa che quella stella cadente sia la mia Asteria, che torna a casa. Asteria! Sei caduta di nuovo! No, sono caduta per te!